Ehi la ciurma, io sono Mazio Tess e benvenuti qui in un nuovo episodio di Magic Duels Origins. Ci sono stati un paio di patch nel frattempo dagli ultimi video che ho caricato, ma niente di particolare, hanno semplicemente risolto dei bug e hanno detto che ce ne sono ancora altri che vanno risolti. Però, non hanno aggiunto niente di particolare. Eravamo rimasti qua. Un terribile ciclope si sta avvicinando al cancello principale e non è solo. Tu gli altri regolari siete gli unici in grado di fermare i mostri prima che invadano la città. Come anche con le arpienti. Se non riuscirai a sconfiggerli, Akros soccomberà. Ma se ce la farai, diventerai un eroe degno di servire gli dei. E noi speriamo nella seconda, ecco. E iniziamo con il parassita d'allenamento. Che gioia! Cosa ci insegnerà sto giro? Gli incantesimi sono carte potenti che rimangono sul campo di battaglia dopo essere state lanciate e hanno una varietà di effetti diversi. Alcuni potenziano le tue creature, mentre altri ostacolano l'avversario. Come per la maggior parte delle magie, lanci gli incantesimi durante la tua fase principale. Grazie. In questa missione abilità, usa l'incantesimo che hai in mano per vincere la partita in questo turno. Ok. Lui me ne blocca 3, morendoci a gratis. Ah sì, scusate, conferma l'attacco e vi prende 3 pizze in faccia. Ah no, uno me lo uccide, però ne prende 6 pizze in faccia, è morto lo stesso. Allora. Quello gli muore, il guerriero elfico. No, ne perde uno, ma me lo uccide. Ottimo lavoro! Gli incantesimi sono potenti perché i loro effetti durano finché restano sul campo di battaglia. Yeah! Andiamo sulla partita? Dai, ci siamo? Le aure sono un tipo speciale di incantesimo. Di norma vengono assegnate a una singola creatura e hanno effetto solo su quella. L'abilità Incantare ti dirà a cosa può essere assegnata l'aura. Puoi bersagliare qualsiasi creatura con la maggior parte delle aure. Leggi il testo di ciascuna di esse per scoprire come influisce sulla creatura incantata. Se ha un effetto negativo, puoi scegliere di assegnarla a una delle creature del tuo avversario. Se la creatura incantata lascia il campo di battaglia, l'aura viene messa nel tuo cimitero. Claro. Per completare questa missione abilità, trova un modo per vincere in questo turno. Dovrai usare aure con effetti sia positivi che negativi per farcela. Ok, noi 4, lui 7. Tocca a noi. Abbiamo un 1-1. Lui ha 2 tritoni corallini e questa sentinella forgiata nel ferro che è un casino. Non può attaccare o bloccare. La creatura incantata prende +1/+1 per ogni pianura che controlli e a volare. Quindi allora noi dobbiamo bloccargli quella con volare. Così non può bloccarcela. Dare questa che ha un +1/+1 per ogni cosa. Quindi diventa da 7. Sì, allora. Questa contro la sentinella forgiata nel ferro. Nel ferro? Nell'oro. LOL. E ascensione corazzata la mettiamo a lui. Così adesso diventa un 7-7 con volare, attacca con tutto, conferma e lui non può bloccarci perché qua è la pacifista. E possiamo passare alla partita vera o dei ben fatto tutorial? Una strategia comune è utilizzare le aure per creare una minaccia tanto grande da dominare il campo di battaglia. Non mi... Alcune carte mettono segnalini +1/+1 sulle creature. Un segnalino +1/+1 aumenta di 1 la forza e la costituzione della creatura. Tali segnalini rimangono sulla creatura fin tanto che questa è sul campo di battaglia. Se la creatura lascia il campo di battaglia, i segnalini scompaiono. Ovvio. In questa missione abilità, il tuo avversario sta per creare un gigantesco esercito per schiacciarti.
Vinci in questo turno prima che ci riesca. Allora, noi abbiamo due pianure e una gru di rifornimento. Cavolare. Quando entra una BT più uno su una creatura bersaglio. Allora, lui ce l'ha tutte tappate. Vabbè, io gioco una pianura, tanto. Poi una gru di rifornimento. E metto un più uno, non posso mettere su se stessa, no? Oh sì. Sì, lol. I tuoi due cacciatori di gloria hanno una forza totale pari a 4, che non è sufficiente per sconfiggere l'avversario in questo turno. Lancia le gru di rifornimento per potenziare uno di essi prima dell'attacco. Alcune carte mettono segnalini più uno sulle creature. In questa missione abilità il... Summoning Sickness. Stupido. Non ci ho proprio pensato. Attacca con tutto. Sì, ora sono 5. Buon GG. Non avevo pensato alla Summoning Sickness. Sono un po' fuori allenamento, effettivamente. Lol. Sì, muore. Lol. Molto bene. Alcuni mazzi si concentrano sul lancio di una singola creatura che viene ricoperta di segnalini più uno finché non diventa una forza inarrestabile. Dovresti provarci anche tu. Una cosa simile era successa con l'Idra Famelica. Nella scorsa serie, con Magic 2015, mi ricordo che aveva ottenuto una roba mostruosa. Sì, giochiamo una pianura. È un'elite avanguard. Lui chissà che tipo di mazzo avrà. È brillantinosa. Cosa? No, aspetta, voglio vedere cos'è. Ok, è rosso-verde. Quindi avrà un mazzo rosso-verde, immagino. Allora, filosofo itinerante, pure no, l'aquila non posso, pure carica gloriosa che è un istantaneo, prendo più uno fino alla fine del turno. No, non mi serve ora come metto la filosofo itinerante e vado ad attaccare con l'avanguardia dell'elite. Conferma. Spero che non si senta troppo l'aspirapolvere che stanno passando, perché chiudo un po'. Dubito che cambi qualcosa. Pappero, cos'è che è una terra? E cosa gioca? Errante boscoso. Bellino, bellino. Attacca senza tappare questa, è un 3-1. E potrebbe essere... molto scomodo, Sì, ne ho quella pianura. Questa non posso ancora giocarla. Io andrei con l'aquila in modo da infliggergli dei danni costanti. E... se attacca gliela secco, il problema è che ci perdo una carta nel mezzo. Se mi attacca potrei utilizzare questo, ma ora ho tutto tappato, quindi... mi dice di attaccare con tutti e due. Beh, male che vada, lui perde la sua unica creatura, quindi... che ha cautela. Quindi credo che il gioco valga la candela. Anche se adesso gli ho in pratica liberato la strada, perché non andrò mai a bloccarlo con la... con l'aquila, Se c'è una creatura che non posso rischiare è l'aquila. Non lo blocco. Non posso giocare la carica gloriosa, quindi saltiamo. Mi faccio dare 3 danni. Per ora. Una miseria, ma questo aspirapolvere non la finisco più. Il ciclope della roccia inseguinata attacca ogni turno se può farlo. Ecco, questo è già un 3-3 che dobbiamo tirare giù. Un 3-3 che dobbiamo tirare giù. Allora, adesso credo che dovrò per forza
Carica gloriosa. Perché mi dice di far carica gloriosa? No, il carica gloriosa piuttosto me lo tengo per la difesa. Le creature bianche che controlli prendono più uno più uno. Se gioco questo mi gioco tutto. Ma perché? No, no, io non riesco proprio a capire il senso di questo. Cioè forse vuole fare carica gloriosa poi per avere anche un'ora dei puri e per dare un più due a tutte. Ma io l'istantaneo lo userei soltanto in difensiva, quando so che lui mi attacca con quella. Ah no, ma lui mi attacca per forza con quella. Lui mi attacca per forza con quella, quindi non mi sta dicendo potenziala, perché tanto poi dopo così ti avrai... no, però, scusa un attimo, così mi muore questa e mi muore quella. Se io invece gioco il grande cervo, gliela blocco quella. Non ci muore lui, ma non ci muoio neanche io. E se attacca con questa, posso anche sacrificarne una delle due per difendermi. No, io vado col cervo. Mi spiace. No, preferisco il cervo. E adesso attacco con la mia aquila. E questo vorrei utilizzarlo quando ho un attimino più di creature. Cioè forse il prossimo turno, non lo so, adesso vediamo. Perfetto, quello che immaginavo. Allora io blocco questo con il cervo. 3-3 vuol dire che questo mi arriva a 1 e lui anche. E per uccidergli questo gli uso l'avanguardia d'elite, che non ha niente di particolare, è un 2-1 e così ci perde sto cerbiato qua. Che si chiama? Errante boscoso. Oddio. È molto debole però, è molto debole, quindi a bloccare... Mi dice usa un'ora dei puri, riesco a giocare prima l'artiglio rapido. Sì. Ma eviterei più che altro l'istantaneo, così se lui mi attacca con quello... Ah no, ci muovi comunque. 5 sono giusti giusti. Quindi ci prendi un più uno più uno. No, mi voglio tenere l'istantaneo. No, non voglio. Sarò pazzo, ma... Lui dice attacca con questa. Ah, per poi bloccare quello con questo. Perché dice, se me la blocca ci perde il... Sì. Ci sta. Buon consiglio, sì. Questo giro lo seguo. E ci perde il ciclope. Perché non ha rapidità o quale varie, no? Quindi perdo una filosofa, ma mannaggia, una filosofa che ha seccato un ciclope non è niente male. Mi dice usa l'onore dei puri. Non voglio usare l'onore dei puri, no? Lui mi dice, guarda che ti ha avanzato ancora il mana. No, io lo blocco con il grande cervo. Lui mi dice, se usi l'onore dei puri, puoi seccarglielo. Posso seccarglielo anche se usassi l'istantaneo carico glorioso. Ok.
Ora uso carica gloriosa. E così sin d'aiuto. Ok. È per prendere più terre. Sacrifica la fonte della fertilità, che è questa? Boh. Ah no, è questa. Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base, poi mettilo per altre terre, insomma, sta andando. Voglio giocare qualcosa di molto spesso, probabilmente. Non voglio giocarmelo adesso. No. A parte che potrebbe portarmi la vittoria, no? 2, 4, no, 3, 6 e 4, 10. Sì, mi farebbe concludere qua. Bianche, su tutte e tre bianche, quindi sarebbe 4, e 3, 7 e 3, 10. E concluderei, sì. Sto giro ci sta pieno. Io attacco con tutto e non dovrebbe potermi fermare. No, infatti. 7. 4. E sbam. E quindi anche il ciclope è andato. Sì, mi ha dato qualche monetina in più. 40, credo. Le tue geste eroiche al porto di Akros non sono passate inosservate. Eliod, il dio del sole, cerca un campione per affrontare un nemico ancora più potente. Mannaggia. Ti offre una lancia benedetta dal sole, incaricandoti di distruggere un potente titano al servizio di Erebos, il dio dei morti. Boh, detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio. Sono già passati 17 minuti. Non abbiamo abbastanza soldi per permetterci una nuova busta. Se non sbaglio, sono 150, infatti. Dopo il prossimo episodio, però, potremo. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Mi trovate su Facebook, il link è in descrizione. Buona giornata a tutti, ciao!